Area della Giusta mi ha appena sfidato. Ci troviamo alle 8:30 in Duomo. Porta la persona con più follower che riesce a trovare. Chi porta quella con più follower ha vinto. E non vale usare le persone che conosci. Ciao. Challenge accepted. No. Stasera devo incontrarmi alle 8:30 qui in Duomo con Area della Giusta e portare una persona con più follower della persona che porterà lui. Ovviamente dalle regole fa parte non scrivere a nessuno su Instagram, non usare le nostre conoscenze, non usare contatti che conoscono contatti. Dobbiamo semplicemente trovare una persona con tanti follower. Io ovviamente mi sono portato una spalla. Ciao Nicolò. Così almeno se non trovi nessuno dici che hai trovato me. Che la sfida abbia inizio. Uscirebbe mai qualcuno in Duomo di famoso? No. Secondo me sì. Secondo me lui è famoso. Vai, andiamo. Posso chiederti quanti follower hai? 1300. Ah, ok. Va bene, grazie, ciao ciao. Posso interromperti un secondo? Quanti follower hai? Non mi sta dicendo quanti follower hai. Ok. Ora vado alla polizia, sicuro. Scusami, sono serio. È per un video su YouTube. Quanti follower avete su Instagram? Non so cosa fare. Posso chiederti quanti follower hai su Instagram? Io pochi, troppo pochi. Pochi? Dobbiamo trovare qualcuno che sembra avere tanti follower. Le ragazze gnocche. Sto chiedendo solo a tipe comunque perché a parità di bellezza di solito hanno più follower. Devo fare una domanda strana. Quanti follower avete? Io 20.000, lei 8. Scusate, posso interromperti un attimo? Quanti follower avete su Instagram? È importante per un video. 1.200 io. 1.200? 3.600. 3.600? 3.600. Qual è la persona con più follower che conoscete di persona? No, mia sorella ne ha 7.000. Cavolo, ci servirà molto di più. Ragazze che fanno le foto in Duomo. Andiamo in mezzo alla galleria perché lì ce le fanno tutte le e selfie. Poi ci sono... Abbiamo un piano. Mi serve qualche modella. Ci sono due possibilità, o sono ricchi o comunque magari sono nell'ambiente della moda e quindi potenzialmente conosciuti. Mi piace il tuo ragionamento, mi sono portato l'uomo giusto. Noi giuro, stiamo camminando qua da ore, 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 ore. Tutte le persone che sembra abbiano del seguito, poi gli chiedo e hanno 3 follower. Scusi, posso chiederle quanti follower ha su Instagram? No. Posso interrompervi un attimo? Quanti follower ha su Instagram? 5.3, tu quanti ne hai? Io ne ho 1.038. 1.038, speravo molto di più. Te quanti follower hai su Instagram? 2.000. Da come hai rivestito dicevo almeno 100.000. Mal che vada, prendo uno, gli pago tipo 2 milioni di follower e via. Ciao. Ciao ragazzi. Posso interrompervi un attimo? Chi di voi ha più follower? Chi è più seguita su Instagram di voi? Stiamo cercando una persona da portare a cena con almeno 100.000 follower. Conoscete qualcuno con 100.000 follower? No. Ci ho provato. Grazie mille. Adesso non trovo nessuno, mi incazzo proprio. Scusate, posso chiedermi quanti follower avete? Lei tanti, io pochi. Ti prego, ti scuso. Dai, ah, ne ho quasi il tipo. Con tutto il giorno avrò fatto... Ma non posso venire a cena. Ma veloce, una cosa così, una cenetta. Dai, per favore. No. Non voglio insistere, però... Non posso. Perché? Vabbè, dai, scusate se vi ho disturbato. Ciao, ciao. Posso interrompervi? Chi di voi ha più follower? 1.400. Io speravo di superare i 10.000 entro i 10 minuti, invece siamo bassi, cazzo. Scusate. Posso farvi una domanda? Sì. Quanti follower avete su Instagram? Niente, 2.000. Ci ho provato. È veramente difficile trovare qualcuno di famoso così, in questo metodo. Stiamo sbagliando metodo. Un altro piano. Andiamo a vedere il tag del Duomo e vediamo se c'è qualcuno in qualche punto che ha tanti follower. Sì. Una cosa che potremmo fare è, dato che siamo in Corso Como, cercare su Instagram il luogo Corso Como e vedere se qualcuno con tanti follower ha messo una storia lì. Sicuramente troviamo qualcuno con tanti follower, dai. Oh, questa ne ha 7.000, sì. Ma è figa. Anche se perdo, perdo con onore io. Ma c'è Bruno Vanzan. 3 ore fa era in Terrazza Duomo 21. 3 ore fa era in Proviamo Terrazza salire, Duomo. Magari c'è Saliamo ancora. Subito in Terrazza Duomo. Terrazza Duomo è il nostro nuovo obiettivo. Sono curioso di sapere cosa sta facendo Ale della Giusta in questo momento. 20 ore, 19 ore. Ho passato 46 ore a cercare storie sul tag Corso Como. Non ce ne sono più e non ho nemmeno trovato niente. Dobbiamo salire là sopra? Non ho idea di come si salga. Probabilmente prima era lì e adesso si è spostato. Terrazza però. Questo è per caso che c'è Bruno Vanzan qua dentro? No. Ok, ringrazio. E ci hanno appena cacciato, non potevamo riprendere dentro, ma abbiamo chiesto se c'era lui e non c'era. Un altro piano, sai. Sono qua davanti a Radetzky, sto guardando la gente che è dentro al bar, mi sento uno psicopatico. Che mi secca andare a disturbare le persone che sono lì, che stanno facendo aperitivo. Devo farti una domanda strana, quanti follower hai su Instagram? 800... Ah ok, non tantissimissimi. No, no. Scriverò un messaggio ad Ale e dirò che abbiamo trovato già con 100.000 follower. Faccio un bluff. Così lui cerca sempre più in alto fallendo, poi magari se trovano con 70.000 gli dici di no. È peggio del poker questa sfida.
e il blef l'abbiamo fatto. Ale della Giusta ha scritto che non ci crede. Fa ovviamente bene a non crederci. Aumentiamo il grado di blef. Fai conto che è una delle prime persone a cui ho chiesto, più vicino al Duomo, in un punto speciale che non ti dirò, mi fa, ne ho 105. Ah, ok, vieni a cena con me. Sì, ok, fatto. Buona fortuna. La risposta di Ale della Giusta. Ha paura, sta tremando. Sì, adesso proviamo ad andare da Nike, perché conosco un paio di persone che ci lavorano dentro. Poi spesso li fanno eventi, ci sono persone che vengono magari famose a prendere qualcosa, perché al Nike forse in cui la gente va di più. Realmente mi compro una scarpa io. Cavolo, ho trovato Francesca Ferragni col suo ragazzo, però oggi lei si è laureata e quindi boh, ci sta che mi abbia detto di no. Però cazzo, avrei vinto sicuro così. Vuoi venire a cena con me adesso velocissimo? Posso. Vieni a trovarmi in gintoneria, lo facciamo, dai. No, a consegnare dei vini arrivo. Ok, dai. Ma mi ha detto di andare in gintoneria. Cavolo, ma adesso sta sbucando fuori tutti. Ho trovato la Cerenza. Mi ha detto di andare in gintoneria, ma non vale. Devo portarlo. Che palle, come faccio? Io sono mani vuote. Però adesso, cavolo, adesso qua ne avrei trovati chissà quanti. Non so cosa fare. Devo andare in Duomo e sperare di trovare là con l'ultima botta di culo. Piano fallito. Non c'è nessuno che conosciamo e non c'è nessuno di famoso in arrivo. Scusa, posso farti una domanda? Vedo che stai girando qualcosa. Sì. Sto cercando una persona con tanti follower. Non era molto interessato. Patrizia, sei la persona più utile in questo video, ma non va bene. Effettivamente non l'ho mai visto in vita mia lui. Siamo una persona che non conosci. Non posso. Euro. Si chiama lui. Sono serio, vuoi venire con me? Stasera? Stasera non posso. Cazzo! Trovi la persona giusta e ti pacca cena. Cioè, cazzo, questa è una cosa che però ci sono andato molto vicino. Ci ho provato. Sono arrivato a tanto così da avere 2 milioni di follower. Abbiamo ufficialmente un problema. Andiamo a fare l'ultimo tentativo. Dopo 47 ore di metro, il viaggio più difficile della mia vita, ci abbiamo fatta, siamo in Duomo, senza nessuno a cui offrire la cena. Ho chiamato Ale per capire come stava andando e lui ha trovato una persona con 55.000. Ma la porta a cena? La porta a cena quasi confermata. Però lui pensa che noi abbiamo una persona da 105.000. Quindi probabilmente non glielo confermerà perché continuerà a cercare, perché quindi magari potenzialmente lo perde. Esatto. Scritto ad Ale, se 55.000 sei troppo basso me la prendo con calma. Piccolissima pausa cibo. Mi sento già più intelligente. Dietro di me, non so se lo vedete, quello con la maglietta blu mi sa di famoso, mi sa di giocatore di basket. Io calciatore. Scusate, posso fare una figuraccia? Non lo so perché ho questa impressione che tu abbia tantissimi follower, secondo me. Mi sembra una persona famosa con cui andare a cena, nel caso tu abbia tanti follower. Io sono famoso quando non ho tanti follower. Io sei 660.000. Questa potrebbe essere la svolta del video. Quando sarebbe questa? Alle 8.30 stasera. No, non sarà, no, perché dobbiamo partire, dobbiamo andare giù. Sembra lei. Sì. Ale, sto per fare una cosa che potrebbe essere barare, ma in realtà no. Quindi adesso vado lì, vi offro la cena ed è come se avessi pagato anche per voi, va bene? L'ho portata a cena fuori, perfetto. Vado a mangiare. Grazie mille. Grazie. Ciao, vado a pagare davvero comunque. È come aver vinto comunque. La prendo come una vittoria. Allora, devo pagare sia per il mio tavolo che per quel tavolo lì in fondo dei due ragazzi. Quanto hai vinto, Ale? 71. 71 e? Offerta la cena. Ma detto sì. Okay. Per me ho vinto. Oh, 27,60 andava pure bene. Secondo me che abbiamo speso 41 euro, non so come. Quella Coca Zero è offerta da me. Grazie. E anche, grazie. E anche tutto. Grazie. È stato un piacere. Per quello che mi riguarda, io vi ho portato la cena fuori. A sto punto spero che vinci. Ma 660.000 follower. È successo qualcosa di strano. Ho palesemente vinto. Io ho palesemente vinto. 660.000. Vabbè, adesso cerchiamo un'alternativa per romperlo ancora di più. Esatto. Per dimostrargli la nostra superiorità. Ale? Dimmi. Devo farti una domanda molto molto importante. Ho offerto la cena a una persona con tantissimi follower. Cioè stavo lì, io ho offerto la cena. Quindi vale o non vale? È morto. Cioè secondo me non vale, perché era da portarlo. Ma quella era la parte della sfida. Perché se no vai da... Cioè, trovi dove sta mangiando uno famoso, gli offri e hai fatto. Solo che stasera partivano. Esatto, quindi partivano, non potevano per il esserci sud. A cena, allora gliel'abbiamo offerta adesso, se no venivano. Posso consigliare la mezza vittoria? Cioè, figo, io non trovo un cazzo di nessuno qua, ma come hai fatto a trovarli? Ammetti che stai la sigla. Secondo me ci sta dicendo no solo perché lo stiamo battendo. È vero, continuiamo la nostra impresa. Secondo me in uno di quei due punti ci sarà qualcuno di famoso. Ma voi stavate lavorando con Bruno Vanzan, eh? Sono il suo responsabile di eventi. Sei responsabile? Vieni qua. Potresti essere il mio uomo di oggi.
In macchinetta sopra. Sto facendo un video, sì, una sfida con un altro youtuber, sì, e dobbiamo portare a cena o offrire qualsiasi cosa da mangiare a cena, un aperitivo, quello che vuoi, con qualcuno di famoso, okay, molto famoso, più famoso di quello che porterà lui. Vuoi venire a cena fuori? No, c'ho mia moglie e i figli. No, vengono anche loro. Anche loro. No, anche loro. Tanto non pago io. Se vinco pago con l'altro. Domani sera, riga Armazio. Domani è impossibile. Stai scappando in questo momento? Eh sì, perché c'ho mia moglie e i figli. Domani è il compleanno mio, figurati. Adesso si festeggia a casa, quindi. Fica, abbiamo un tempismo veramente di merda. Grazie mille. Vediamo un po'. Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Questa è tutta la fila per entrare all'antico vinaio. Ci sarà almeno mezza persona famosa per mezza la fila? C'è il proprietario. C'è il proprietario dell'antico vinaio, potremmo provarci. Sei il mio salvatore di oggi. Porca troia, ti allora, devo portare a cena o offrire una cena a una persona più famosa della persona che porterà un altro mio amico con il quale sto facendo una sfida. Cioè l'appuntamento per la cena lo farò qua. Quindi l'altra persona verrà qua, semplicemente dovrai mangiarti una schiacciata offerta da me. Mi mangio la mia schiacciata. Esatto. A piacere mio. Paga lui. Esatto. Paga io. Anzi, sì, okay, paga l'altro ragazzo che ha perso. Alle 8.30 saremo qui. Sono qui, non mi muovo. In breve c'è Tommaso dell'antico vinaio, che non so quanti follower ha su Instagram, svariate centinaia di migliaia, e farò venire direttamente qui alla giusta e vedrà la mia vittoria in diretta. Comunque sono le 8.52 e il signor Ale della giusta è molto in ritardo. Mi sembra stia perdendo la sfida a tavolino. Ah, eccoli lì. Io ho ancora un'ultima carta e vi raggiungerò con la mia ultima carta. Quindi vince chi porta la persona seguita da più persone, giusto? Sì, pare di sì, sì. Perfetto. Dopo. Vai là e arrivo. Adesso vi spiego come vinciamo. E quindi noi adesso arriveremo là con una persona che è fisicamente seguita da più persone. Posso farvi una proposta? No. No. Ok, va bene, fa niente. Posso chiedermi una cosa? Fai finta che ce l'hai. Vabbè dai, fa niente. Oggi mi stanno dicendo di no per tutte le volte. No. Ho appena pestato una merda con le scarpe nuove. E l'ho proprio sentita che ha fatto. Vabbè, ho perso, ma almeno darò fastidio a tutti perché puzzerò di merda. Io vedo arrivare un'area della giusta un po' fallimentare. Ho appena pestato una merda. Qua? Okay. Mi sono un po' pulito. A quanto pare non hai portato nessuno, tranne una grossa delusione. Esatto, se fosse quello l'obiettivo avrei vinto. Quello che ti porto a cena è il proprietario del locale dove stiamo andando a cena. E ha 320.000 follower su Instagram. Allora, facile così. Lui non è riuscito a trovare nessuno, quindi ho vinto a tavolino. Ciao, grande. Per vincere dobbiamo cenare insieme. Quindi ci mettiamo qui e ceniamo tutti insieme. Offre lui al tuo ristorante. Devi pagare. Però dico, me lo avrebbe offerto, io lo pago per le stampe. Lui è stato gentilissimo. È stato davvero, io volevo offrire ma volevo pagare, quindi non posso dire nulla. Io stavolta non devo pagare. Non devo pagare. Non me ne frega niente. Questa cena avrà il gusto della vittoria. Direi che ci siamo. E dopo un'intera giornata di sfida, buon appetito. Buon appetito. Alla nostra. Sono ufficialmente felice. Ma almeno un po' ti ha tirato sulla cena. Ti ringrazio veramente tanto. Siete stati pazzeschi. Io vi aspetto alla prossima. Grazie. Vai, mille. Mi iscrivi. Ci vediamo al prossimo video. Il pugno si batte. Prendila con filosofia. Poi sono qua. Allora, il video è finito. Io ho vinto. Con la scarpa con la merda questa. No, dai, che schifo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.